Ciao a tutti, quest'oggi voglio parlare della riforma della cooperazione e del Movimento 5 Stelle e abbiamo deciso di fare appunto, di improntare la nostra proposta di legge sulla riforma della cooperazione su due punti principali. Il primo è la trasparenza, e sia nella selezione del personale, quindi vogliamo che il direttore di questa agenzia che coordinerà appunto, i vari progetti di cooperazione venga scelto, venga selezionato previa procedura di evidenza pubblica, quindi che non venga messo il solito nominato, ma che ci sia proprio una selezione meritocratica per, appunto, per questo posto. E trasparenza anche nei fondi: noi abbiamo avuto il decreto missioni che gestiva i fondi per la cooperazione italiana all'estero, e questi fondi non si sapeva mai esattamente dove andassero. C'erano milioni di euro che venivano dati genericamente alla cooperazione. Noi siamo per un incremento dei fondi per la cooperazione, però chiaramente vogliamo anche trasparenza, vogliamo capire esattamente dove vanno questi fondi. Quindi chiederemo appunto in questa proposta di legge che nell'agenzia si istituisca un dipartimento che dovrà rendicontare e gestire tutti i fondi e poi pubblicare online proprio la gestione e il bilancio dell'agenzia e di questi fondi. Per quanto riguarda proprio la proposta del governo, abbiamo sollevato alcuni dubbi. Il primo dubbio che abbiamo sulla proposta del governo è proprio la creazione dell'agenzia e il mantenimento del DGCS, che sarebbe il Dipartimento Generale Cooperazione e Sviluppo. Non riusciamo a concepire per quale motivo ci sia appunto la creazione di una nuova agenzia e il carrozzone chiamato Dipartimento Generale Cooperazione e Sviluppo rimanga. Quindi noi chiediamo che sì, venga istituita un'agenzia che coordini, ma che dall'altra parte il DGCS venga soppresso. Invece nella proposta governativa rimane, e quindi ci ritroviamo ad avere due enti fondamentalmente. E secondo punto critico è appunto la soppressione di un istituto, l'Istituto d'Oltremare, che ha sede a Firenze, che nella proposta governativa viene soppresso, ma che in verità rimane, cioè le persone che lavorano in quel palazzo a Firenze rimarranno e andranno sotto l'agenzia. Ora non capiamo perché queste persone in un qualche modo rimangano a Firenze e quindi non siano invece sotto la Farnesina, come appunto invece saranno i dipendenti dell'agenzia. Un altro punto nostro riguarda l'etica. Noi chiediamo che le imprese italiane che decideranno di investire nei paesi partner cerchino proprio di garantiscano una comprovata capacità di generare sviluppo nei paesi partner. Quindi non soltanto profit privato, ma anche proprio generare sviluppo nei paesi. E un altro punto importantissimo è l'applicazione di norme internazionali sul lavoro, e quindi ci deve essere un'applicazione di salari minimi internazionalmente riconosciuti, quindi non prendere appunto del personale in loco e sottopagarlo, ma dare veramente la possibilità a tutti di avere gli stessi diritti e anche il rispetto per l'ambiente. Questi sono soltanto alcuni dei punti inerenti appunto alla nostra proposta. Il resto la trovate sull'ex. Aspettiamo i vostri suggerimenti. Grazie, ciao.